C'è Misto Sauro, così la gente si trigger appena apre il video. Madò! Cosa brutta. Fai vedere Block Dragon che si triccherà ancora di più. Aspè, dove sta? Ma così devo spoilerare la mia lista. No, vabbè, schermo nero un attimo. Ah, Block Spator, Dragon, Vesco il eccolo mouse Block Dragon. Ma stai davvero giocando Power Giant in Adamant qua. Spator? No, nel mio vero Adamantia che sta qua, no. Meno Però male. è una carta che stavo testando su Pro. Però non ne vale troppo la pena alla fine. A meno che non vuoi farti Final Sigma. No, finalmente vi potete triggerare perché c'è Block Dragon che è stato bannato. Non è vero, non si sa ancora. Vedete, siamo al Signori, 3. questo video probabilmente uscirà dopo la banlist. Tuttavia, noi siamo qui a registrarlo prima della banlist. Quindi carte come Block Dragon potrete non utilizzarle in questi mazzi, o carte che magari sono state bannate o magari non sono state bannate, questo non lo sapremo mai. Detto ciò, buona visione. Ovviamente Genu vi proporrà delle alternative ad eventuali ban, perché le carte che rischiano già si sanno. Nel caso, oh no, ciao a tutti ragazzi, sono Verges di Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Siamo Buongiorno. qui con Genu, che non posso ingrandire a sto giro perché Skype ha deciso che mi deve mandare a fanculo tutto, però oggi... E quindi sono qui con i miei spettacolari poteri cosmici in un minuscolo spazio vitale. Però, sai cosa posso fare? In post e in editing posso ingrandire su di te per fare i big meme. Sì, puoi zoomarmi quanto cazzo ti pare. Comunque, siamo sulla profile Fammi chiudere la Megalith porta. Fossil. Cosa abbiamo fatto? Cioè, cosa ha fatto Genu in realtà? Genu ha fatto una bella cosa, cioè ha preso due tra i suoi mazzi preferiti all'incirca e li ha messi insieme e ha creato Megalith Fossil, un mazzo che è Fusion Ritual. Sì, abbastanza, possiamo dirlo anche così. Allora, un attimo solo che mi prendo la lista qui, perché adesso facciamo questo bel formato in cui la lista non ve la facciamo vedere dal primo secondo, così ve la dovete trovare all'interno del video. E poi dai, dateci sta visual, guardatelo tutto il video, sarà divertente. Infatti, Parecchio. Già, parecchio e ovviamente divertente. dopo faremo anche delle test hand per farvi vedere il mazzo, non ci saranno replay. Comunque, Sì, cominciamo. le faremo. Primo playset. Primo playset, iniziamo a spiegare i nostri megalito. Anzi, aspetta, vuoi iniziare dal megalito o vuoi iniziare dai fossili? Quelli che conosci Iniziamo dai già o conosci? Megalito, quelli che sono già conosciuti. Bene, perfetto. Quindi iniziamo aggiungendo al nostro mazzo sulla tre copia del nostro megalito più simpatico, Megalito Ophiel. Allora, Ophiel, ovviamente uno dei megaliti più forti. Uno dei megaliti più forti, ma c'è da contare che tutti i megaliti di livello 4 inferiore. E dico livello 4 inferiore perché i livelli 8 fanno un po' cacare in realtà. Oddio, sono forti, ma rispetto ai livelli 4 lasciamo stare. I livelli 4 hanno questa particolarità, che i loro primi effetti non sono once per turn. Sono sbroccati, a.k.a. Già, esatto. Signore e signore, Megalith Ophiel, puoi evocare questo rituale? Puoi ritare? Sì, certo. Puoi evocare tramite rituale questa carta con una qualsiasi carta Megalito. Peccato che Megalito non abbia, deve avere proprie magie rituali. Ci arriveremo dopo. Se questa carta viene evocata per rituale, puoi aggiungere un mostro Megalito dal deck alla mano. E questo effetto non è hard once per turn, non è nemmeno once per turn. Di conseguenza, ogni volta che evocheremo un Ophiel, potremo aggiungere un altro mostro dal nostro mazzo. E che dire? E che Ok. dire, iniziamo bene. Tuttavia, il suo secondo effetto è Hard Once Per Turn. Il secondo effetto dice che possiamo offrire come tributo lui e qualsiasi altro mostro che controlliamo per evocare tramite rituale un mostro rituale dalla nostra mano. Il mostro rituale c'è da contare che non deve essere per forza un mostro rituale megalito, come invece sarà per alcuni dei prossimi. Può essere qualsiasi mostro rituale. Quindi con questo qui potremmo evocare cose tipo Lord of Red, tipo gli Shinobird, che è anche uno dei modi con cui questo mazzo viene giocato tutt'oggi. Se viene giocato perché non lo vedo tanto giocato. Semi, Ma dai, è tipo Dino Wrestler puro. Dino Wrestler pure è una menzogna. Perché giochi comunque V-Rap. Quindi lui è il nostro esercino di mostri. Come possiamo notare, anche i Megalito hanno basso attacco e alta difesa. E Ovviamente perché sono rocce, solid rocks, solid rocks. poi in realtà sono proprio dei pezzi di da sono i pezzi della dama. Sì, Poi lo i Megalito so, ho notato. Vedete bene nell'arco alla Ma si fine. nota già dall'artwork di Ophiel, sinceramente. Sì, sono proprio dei pezzi di là, no?
Andando avanti, doppia copia del nostro prossimo megalito di livello 4, megalito Hagite. Allora, Hagite. Vabbè, sì. Hagite è un altro megalito abbastanza caruccio, perché sostanzialmente ci fa aggiungere una spell trap di archetipo. Esattamente identico ad Ophiel, ci fa aggiungere magie e trappole al posto di mostri. Nulla di più, nulla di meno. Le spell trap di megalito, ci arriveremo dopo, sono molto simpatiche. Poi successivamente... Molto simpatiche. E specialmente non hard ones per turn. E vabbè, qualcosa di sbagliato deve averlo sto mazzo per essere forte. Cioè, forte. No. Eh sì, abbastanza forte fin quando ci riesce a fare qualcosa. Poi, tipo le FTK. L'FTK che si fa con lui, per chi non lo sapesse, ti fa pescare Exodia sostanzialmente. Sì, sì. Megalith Hawk è lo stesso effetto di Agite e di Ophiele. Li chiamerò in italiano perché in italiano non li hanno tradotti, però in teoria andrebbero tradotti. E Hotch ci fa pescare una carta e scartare una carta su evocazione. Oltre che c'è da dire anche il suo secondo effetto rispetto agli altri due è un effetto rapido. Fa la stessa identica cosa, quindi ci fa evocare il rituale, però possiamo, volendo, farlo nel turno avversario, essenzialmente. Quante copie di Hawk? Purtroppo nessuna. Nessuna, nessuna sì. Perché è un blocco incredibile. Ok, che è una roccia, quindi ho fatto la battuta è dicendo... un drago blocco. Incredibile. Drago block. Comunque, quindi Hawk escluso, grande escluso in questo mazzo, però ci però sono lo teniamo in sa- però lo teniamo nella side, perché? Perché ci fa compagnia durante la profile. Infatti. Poi, successivamente. Successivamente iniziamo con i livelli 8, perché non mettiamo il livello 2, quello lì, cioè fa fare una mega spiegazione attorno. Non si sa quando uscirà, principalmente. Infatti. Tra l'altro allora. Sembra uno scatarro. Pull! Comunque, i livelli 8 sono due. Sono due, sono tre. Vai su con la rotella. Ah no, Fale, che è vero, mi sono dimenticato lui. Allora, doppia copia di Megalito Fagel, Megalito Aratron e Megalito Betor. Doppia copia a tutti quanti, perché ognuno ha la sua peculiarità. Faleg, detto anche la dama di Ophiel, praticamente. Che, se guardate bene l'artwork, c'è Ophiel sotto e Faleg che è praticamente la sua dama. Per chi non sa come si gioca a dama, essenzialmente quando una pedina raggiunge l'altro lato del campo, la si gira e conta come una pedina più forte. E quindi sostanzialmente Faleg è l'evoluzione di Ophiel. Praticamente sì. Ophiel dice evolve! Va bene, quindi... non citiamo cose, però. Allora, Faleg ha la particolarità di essere l'unico megalito con dei punti di attacco superiori a 1500. O 1600. Quanto c'ha Agit? 2000 Aratron, Betor 1500, Agit 1300, 1600 okay, superiore a 1500 fino adesso. 1600 Ophiel. Faleg infatti ha la particolarità di poter essere il nostro bittone, perché fin quando Faleg resterà sul terreno tutti i nostri megalito, i mostri che controlliamo guadagnano i mostri 300. Che controlliamo guadagneranno 300 attacchi di difesa per ogni mostro rituale nel nostro cimitero. Ovviamente essendo un mazzo rituale che evoca rituale utilizzando i mostri rituale stessi, ne avremo tanti al cimitero. Ne avremo assai e ogni tanto ci capita anche di evocare entrambi Faleg per chiudere la partita. Oltre insomma, Faleg abbiamo doppia copia di Aratron. Aratron è una carta molto particolare perché non la calleremo tanto spesso, ma nel caso la calleremo sarà probabilmente un punto di sorpresa per l'avversario, perché Aratron ha praticamente la peculiarità di poter annullare degli effetti di carte che scelgono come bersaglio carte nostre, che sia magia, trappola, mostro. Noi possiamo mischiare un mostro rituale dal nostro cimitero nel mazzo e annullare l'effetto. Precisamente in fondo al deck. No. Dopo Aratron abbiamo anche Betor. Betor che è il più è brutto, il no... secondo me. È il più brutto, però è anche la nostra nuke. È letteralmente una nuke. Perché, signori, Betor, quando viene calato in gioco per rituale, è in grado di scegliere come bersaglio carte pari al numero di carte rituale con nomi diversi nel cimitero. E spaccare. È diciamo il rosa nera dei poveri, perché sì, rosa nera si fa autodistruzione e spacca tutto il terreno, quindi è in un certo senso più forte, però lui sceglie come bersaglio, ma potenzialmente potrebbe anche spaccare no, soltanto... No, calma tutti.
Sappiamo che scegliere come bersaglio, come costo, è un po' una palla al piede, però in questo caso il fatto che scelga come bersaglio prima di distruggere ci aiuterà per una piccola situazione che vedremo dopo. Che capita quanto spesso? Abbastanza spesso, in realtà. Quindi... perché noi Bator lo evochiamo nel turno avversario. Tuttavia, come vedrete, abbiamo due carte che quando evochiamo rituale, o quando le usiamo per evocare rituale, ci permettono di aggiungere carte dal nostro cimitero. Quindi se Bator sceglie come bersaglio le carte dell'avversario prima che questi due effetti che ci fanno riciclo risolvano, noi essenzialmente siamo sia in grado di riciclare che far contare le stesse carte che ricicliamo come punti per l'attivazione dell'effetto di Bator. Spettacolo. Spettacolo. Dobbiamo prima dire un'altra cosa fondamentale: i mostri rituali di livello 8 hanno un'altra particolarità, sono le nostre magie rituali principali. Essenzialmente i loro primi effetti contano come entraps e possiamo scartarli per evocare tramite rituale. Fine, era quello che volevo dire. Ok, evocare tramite rituale mostri megalito, mi raccomando. No, sì. Megalito. Purtroppo. Sono i livelli 4 che ci permettono di calare qualsiasi rituale. Ora, io però prima di andare avanti vorrei mettere, eccolo. Mettine 3. Cosa mettine vuoi 3 dire senza pensare. Mettine 3 senza pensarci. Allora, per giocare questo mazzo a livello competitivo servirà per forza lui. Full. Lui, signori, Megalito Scatarrata, detto anche full. Vabbè, chiamiamolo full perché sennò davvero ignominioli sono sempre tanti. Livello 2. Roccia con 2000 di difesa, rituale. Possiamo evocarlo rituale con qualsiasi carta Megalito. Se questa carta viene evocata per rituale, possiamo scegliere come bersaglio un mostro rituale nel nostro cimitero, far diventare il livello di questa carta pari a quel mostro e aggiungercelo alla mano. Una recursion semplice, direte voi. Finché non leggete il secondo effetto, signori. Come effetto rapido, noi possiamo evocare tramite rituale un mostro megalito dalla nostra mano o deck, offrendo come tributo mostri dal nostro terreno o dalla nostra mano. Non necessariamente lui. Signori, evochiamo il rituale dal deck. Ragazzi, il mazzo è molto forte, ha tante, ma proprio tante risorse. Tante power play piuttosto. Tante power play. E quindi di conseguenza, secondo me, vale la pena mettere su le carte Megalito, tutte quelle uscite finora, perché possono dire la su, cioè possono dire la loro, potrebbero dire la loro. Dipenderà pressoché dalla banlist se questo mazzo potrà fare qualche scalata in top, perché in questo meta, che è praticamente dominato dai secret layers, siamo diciamo tutti coi piedi per terra in casa ad aspettare il giorno in cui potremo finalmente uscire e fare i nostri cari amatissimi local. Questa parte sarà zoomata sulla mia faccia, vero? Sì. Comunque, pool doveva uscire con Eternity Code, si pensa che possa adesso uscire con una delle prossime espansioni che arriverà, quindi non che penso Toon Chaos che sia... non penso anche, sinceramente Toon Chaos, però magari in Battle of Legends, quindi a.k.a. fine giugno, si spera. Dovesse andare male, Rot, 7 agosto. Già. Per quanto riguarda invece le magie di Megalito. Ok, abbiamo anzitutto la nostra terreno, portale Megalito. Portale. Due copie, mettiamo nel main perché è molto searchabile. Da una sola carta, però comunque è searchabile. E portale essenzialmente ha il primo effetto, che è molto simile all'effetto di full. Non è il primo e il secondo effetto. Essenzialmente, quando evochiamo per rituale, possiamo scegliere come bersaglio una carta rituale nel nostro cimitero e aggiungercela alla mano. Quindi, molto semplice come riciclo, cosa. Riciclo, ci sta. Un ottimo riciclino. Finché non leggi il primo effetto, che ti scordi sempre di leggere, scordi sempre anche di applicare in game. Addirittura. Te lo ricordi, Sì, sì. È capitato, sì. Mi attaccano. Penso di aver perso perché oramai ho l'ultimo Bator in difesa sul terreno, finché non mi rendo conto che il portale protegge i mostri Megalito dalla distruzione in battaglia una volta per turno. Ottima come cosa. Mi raccomando, è la prima volta che ogni mostro Megalito, cioè ogni mostro rituale, sta per essere in battaglia, quindi di conseguenza li protegge tutti una volta per turno. Ecco, e adesso malediciamo un po' questo video. Quale altra carta fa queste cose? Diagramma draconico.
Quale altra carta fa queste cose? Aspetta, ma forse intendi magari nominare la bannata. No! Lui difende e non solo in battaglia. Va bene, continuiamo. Informe. Oh, questa è la carta più nuova. Ecco. Che è uscita in Eternity Code, a differenza di Full. Ovviamente, ragazzi, mazzo quasi tutto Full Common, a parte per qualche super. Informe sì, è una delle carte più forti del mazzo. E la si mette in 3 per, signori. 3 per di Informe. Fortissimo. Informe Megalito ci permette di pagare il doppio del tributo per un'evocazione rituale ed evocare un mostro rituale Megalito dal mazzo. Come secondo me. Come primo effetto, invece, un effetto un po' di merda in realtà, ci permette di, di far perdere 500 di attacco a tutti i mostri dell'avversario per ogni mostro rituale sul terreno. È utile in una sola situazione, che è quella in cui non hai abbastanza rituali del cimitero per pompare tutti con Falag, oppure non hai Falag. Inoltre, vi faccio notare, è una rapida, quindi di conseguenza se ci stanno per seccare un mostro, lo offriamo come tributo ed evochiamo rituali dal deck. Okay. Già, e soprattutto, l'hai vista la cosa più importante? Il fatto che non è once per turn. Non è Art once per turn. Non è proprio once per turn in nessun modo. Cioè, non c'è scritto non una volta per turn. Attiva uno di questi effetti, punto. Ok. Troppo forte, troppo forte. Per quanto riguarda le trappole, saltiamo a Megalith Promotion, perché è carina da giocare, però fa briccare. Essenzialmente ci permette di raddoppiare il livello di un mostro megalito sul terreno una volta per turno. Continua, lasciamola perdere però. E andiamo avanti con Emergenza Megalito. Questa la possiamo giocare o a 2 o a 1. Perché? Perché a 3 ci fa bricare, essenzialmente. Ci permette di rebornare un mostro megalito in qualsiasi momento. Ovviamente deve essere un mostro evocato tramite rituale, non un mostro mandato al cimitero dal mazzo. A costo di rimischiarlo nel mazzo una volta che lascerà il terreno. Fine, non fa niente. Quindi quante copie? Una o due? Quante ne consigli? Senti, in questa build che stiamo facendo adesso te ne metto una sola. Ok, perfetto. Tuttavia si può aumentare a seconda delle necessità. Quindi questo è il nostro reparto megalito. Andiamo avanti con il reparto più nuovo. Ovvero quello che deve ancora uscire, ma uscirà molto a breve. Cioè, sì, Fossil. Clicca ordina prima di continuare. Ah vabbè, ti sei triggerato per... Sì. Salviamo per ora. Allora, Fossil. Iniziamo con i fossili. I fossili sono stati annunciati e usciranno in BLAR, Battle of Legends Armageddon. E che sono... non c'entra con il team di Mario Giro. Assolutamente. Neanche con Armageddon Knight, probabilmente. E iniziamo guardando il nostro unico mostro di main. Allora, prima non di tutto, non fatevi ingannare da quegli altri due, perché non c'entrano assolutamente. Specifichiamo un attimo per chi non conosca Gene Cook, che è sostanzialmente il personaggio che utilizzava Fossile nella serie animata. È un mazzo che... come si chiamava in italiano nella serie italiana? Non lo so, so solo che si chiama Gene Crocodile Cook. Sì, nome completo. Vabbè, in ogni caso, penso che non sia stato adattato, sinceramente. Vabbè, in ogni caso, ha ovviamente la sua principale potenza nei mostri fusione, che andremo a leggere dopo. Però ha anche un mostro main che per il momento è stato presentato. Questi Bene, due non c'entrano niente. Questo è un altro archetipo, roccia, terra. È un altro archetipo. È un altro archetipo, roccia, terra. Starnuto. No, non citiamo gli Adamansi Petor, anche perché mi sa che lo faremo dopo. E la che ti piace più bello. Vabbè, comunque. Comunque, lui... Weathering Soldier. Soldato. Verrà adattato. Non si sa adattato come... tantissimo. Essenzialmente, Weathering Soldier. Se questa carta viene mandata al cimitero dall'effetto di una carta, praticamente uno Shadow, ci permette... Se distrutta in battaglia, ricordiamoci di leggere le cazzo di carte. Possiamo aggiungere una carta Fossil Fusion o una carta che lista Fossil Fusion dal nostro mazzo, alla nostra mano. Fossil Fusion si può capire, ovviamente, che è la carta magia fusione del mazzo, che è sbroccatissima, ma va bene. Adesso lo vedremo al suo tempo. Inoltre, una volta per turno, durante la nostra main phase, questa carta perde 600 d'attacco. Perché? Boh, perché è un 2000.
Perché un 2000 di livello 4 con effetto che ci fa searchare, quindi di conseguenza un contro ce lo deve avere. Quante copie di Weathering Soldier? Ecco, lui lo vogliamo vedere, quindi ne mettiamo tre. Ne mettiamo tre. A quanto ricordo. Piuttosto che vederlo, in realtà noi vorremmo avere la possibilità di mandarlo ogni volta. Con Quindi Furish. rispondere. Non ricordo se, a parte Block Dragon, intendo, Fossil abbia un sercino d'archetipo, ma non mi sembra. Quindi di conseguenza è importante. Non gli serve un sercino. Ti faccio vedere io cosa bisogna di cosa fa Fossil. Iniziamo, mettiamo i mostri fusione nel nostro Mettiamo i mazzo mostri prima che fusione, quindi immagino tre Skull Gaios. abbiamo. No, due. Due, Due peccato. Skullgaios È perché bellissimo per lui, quanto sia ragazzi. forte è uno dei peggiori da calare perché richiede per forza un mostro dell'avversario. Ora vedrete come. Poi due Skull King Due Skull King. perché è una delle nostre fusioni più forti. Due Skull Knight. Che è un'altra carta molto bella, secondo me. Il Molto secondo bella, specie Skullgaios Skullgaios è bellissimo, secondo me, ma va bene. è magnifico perché sembra una carta da dire Dino, quindi sa, ah cazzo, è un Dino, lo odierò tantissimo. E invece, un 3005 fusione. Quindi doppio Skull Knight, Doppio Skalga Skullgar, e Skullbone. due copie anche lui. Tutte Quindi tutti a due copie. due copie, spiegheremo adesso. Cominciamo Chi può? dagli effetti con Skullgaios, il boss monster. Già, boss Scusa. monster nonché overbittone della Madonna. Signore e signori, Skullgaios richiede un mostro roccia e un mostro di livello 7 superiore nel cimitero del nostro avversario. Allora, deve essere per forza evocato specialmente con Fossil Fusion. E prima del calcolo dei danni, se questa carta attacca un mostro, possiamo attivare questo effetto e switchare, quindi scambiare l'attacco e difesa di quel mostro. Questa cosa non se l'aspetterebbe mai nessuno. Vero Chaos Max? Attacco Esattamente. Chaos Max con sto coso. Tu dici, ah, vabbè, ti schianti. Effetto, scambio attacco e difesa. GG. Se questa carta invece attacca un mostro in difesa, infligge danno perforante. Chaos Max chi? Se questa carta evocata per fusione combatte contro un mostro, a prescindere, fa doppio danno. Chaos Max chi? Chaos Max fa doppio danno, effettivamente, quindi Fa cosa doppio vuoi? danno solo perforante. Comunque, ragazzi, ovviamente è una macchina da OTK lui, niente da dire, è veramente fortissimo. Poi, cioè, immaginatevelo. Se da solo arriva a fare praticamente 7000 danni. Fa l'eglopompa, quindi. Sì, immaginatelo potenziato da Faleg. Appunto, da punto interrogativo Faleg, perché non si sa quanti mossi abbiamo. Vabbè, comunque. Quindi Skullgaios fortissimo. Prossimo, Skullking. Skullking anche questo fortissimo. Questo però è il lato un pelo più control, se si può dire tale, di questo mazzo. Essenzialmente deve essere anche lui evocato con Fossil Fusion. Richiede un mostro roccia e un mostro di livello 7 o superiore. Questo da qualsiasi cimitero. Non come Skullgaios che richiede per forza uno dell'avversario. Specifichiamo questo perché Fossil Fusion ti permette di fare fusione bannendo il cimitero di entrambi i giocatori anche, quindi diciamo. Spoiler. Spoiler! Ma vabbè, serve per capire. Quindi, Skull King fa danno al combattimento perforante. Perché tanto per cambiare. Tanto per cambiare, praticamente tutti fanno la stessa cosa. Tuttavia, lui fa danno perforante, può attaccare due volte. Durante il turno dell'avversario, inoltre, come effetto rapido, possiamo scegliere come bersaglio un mostro nel cimitero dell'avversario e evocarlo, Scartando una scartando carta. Però attenzione, scartare non è costo. una carta. Shadow Players, dicono subito. Ma anche Luna Light, attenzione. Anche Luna Night Player, dicono così. Insomma, lo evochi specialmente, puoi attivarlo solamente una volta per turno, ma chi se ne frega, hai evocato un mostro dal cimitero dell'avversario. Ragazzi, Monster Reborn. Mostro Poi. Reborn o qualsiasi carta 6 Striker. Anche Skull Knight fa Ecco, uno dei più deboli in realtà. danno perforante, però. Fa danno perforante e quando attacca un mostro lo distrugge. No, aspetta. Ah no, quando distrugge un mostro in battaglia, scusatemi, possiamo attivare questo effetto e farlo attaccare di nuovo. Quindi è una versione depotenziata di Skull King.
Perché depotenziata? Perché deve attaccare per forza in quell'esatto momento. Non puoi attaccare in un altro momento con lui. Già. Inoltre, quando sta al cimitero, possiamo rimuoverlo dal gioco, targettare una carta sul terreno, vostro, e distruggerlo. Vabbè, sostanzialmente è una specie di Nz per l'effetto, È perché una ens, però Nz. a ignition e non a condition. Però, cosa positiva, si bandisce di costo, quindi non si becca code sull'attivazione dell'effetto. Se qualcuno non legge la carta, stonks. Tom Skullgar, che è l'unico. Calgar, che Allora, dovrebbe lui. E chiamarsi in realtà Skullcar, dato che in teoria dovrebbe essere basato su una macchina. infatti, faccio notare, è l'unico che non è. Cioè, almeno. Questi due sono gli unici due che non sembrano fatti di ossa, ma sembrano fatti di metallo. Skullbone fatto di metallo? Beh, guardalo, è argentato. Ah, beh, sì, giustamente. Skagar 2005-0. Fusione roccia effetto livello 4. Richiede un mostro roccia e un mostro livello 4 inferiore nel cimitero avversario. Ovviamente, indovinate, bravi, fa danno perforante. Deve essere evocato con Fossil Fusion. Fa danno perforante. Possiamo bandirlo dal cimitero e aggiungere Fossil Fusion dal deck alla mano. Niente di che, insomma, Mega ovviamente Sersino. l'usercino, lui è più forte secondo me, però comunque E ci lui è più sta. forte perché lo ha da subito. Lui invece deve essere evocato, mandato al Mandato cimitero. cimitero. Oppure Dragma Shenanigans. Oppure la sepoltura sciocca extra. Paghi Dragma. 4.000. Infine, Pagato Skullbone. 4.000 per questa cosa. Skullbone. Infine Skullbone, che è il nostro piccolino. È l'unico che non fa danno perforante, perché è Già. piccolo, però fa due attacchi. Però può fare due attacchi. Inoltre, possiamo bannare una carta, questa carta dal nostro cimitero e aggiungere Time Stream dal deck alla mano. Vedremo dopo cos'è. Sostanzialmente lui vuole un mosso roccia più un mosso di livello 4 o inferiore. Da qualsiasi cimitero, non solo da quello dell'avversario come Skagar. Andiamo avanti. Presentiamo Presentiamo il prossimo 3x, cioè Fossil Fusion. Sì, Fossil Fusion. Sbroccata sta carta. Vabbè, sì. Evochiamo specialmente un mostro fossile fusione dal nostro hexadeck, bannando i materiali da fusione dal cimitero di qualsiasi giocatore. Cosa vi ricorda? Anche qui arrivano i flashback del Vietnam per voi, non per me, perché io lo amo quel mazzo. Vabbè. Devi rispondere però, Luca, che cazzo? Ah, devo rispondere pure. caro mio, se non ti piace invoca, te lo devi dire. Vabbè, dai, vediamo il lato positivo. Questo archetipo è meno splashabile di Invoked, quindi di Giusto! conseguenza. Però ho splashato con Dragma, ma lo vedremo dopo. Però in alcuni, cioè, in alcuni casi risulta veramente più forte perché Invoked si basa sugli attributi, questo sui livelli. I livelli sono più gestibili. Sì, sono molto più gestibili degli attributi, i livelli. Specie perché ci sono alcune carte del mazzo fossile che ci permettono anche di calcolare il livello che abbiamo nel cimitero dell'avversario. Tuttavia, diciamo che quella carta lì non la giocheremo, ma vedremo dopo. Essenzialmente sì, Fossil Fusion. Inoltre, Fossil Fusion ha anche un secondo effetto: se un mostro scoperto fossile viene mandato al cimitero distrutto in battaglia o da effetto di carta, possiamo aggiungere questa carta dal cimitero alla mano, una volta per turno. Sapete qual è la cosa divertente? Che fusione la possiamo fare quante cazzo di volte ci pare? Invece aggiungerla al cimitero alla mano una volta, va bene, ok. È invocazione praticamente. La Sì. cosa. Sì. Eh sì. Non ci ricicla Leister, ma sì. Infatti, Che ci deve riciclare la Leicester questa, non ce l'ho la Leicester. Timestream. Questa è, a me piace chiamarla la cambio di maschera di questo Sì, mazzo. la mask change, anzi la form change di questo mazzo. Sceliamo come bersaglio un mostro fusione fossile che controlliamo, lo offriamo in tributo e se lo facciamo, evochiamo specialmente dall'extra deck un mostro fossile livello 2 volte maggiore rispetto al mostro che abbiamo tributato. Quindi se tributiamo un 4 evochiamo un 6, se tributiamo un 6, se tributiamo un 6, se tributiamo un 6 evochiamo un 8. Ovviamente non sono fatte a caso, ci sono due livelli 4, un livello 6 al momento e due livelli 8. C'è anche un secondo effetto. Durante la nostra main phase, eccetto nel turno in cui è stata mandata al cimitero, noi possiamo Bandire questa carta bandirlo è un e mostro fossile fusione dal cimitero. Targettare una fossil fusion al cimitero,
un mostro Fossil Fusion nel cimitero e revocarlo specialmente. È un Rebornino. Rebornino tattico che nessuno si aspetta. Ovviamente Fossile non è fatto. Fossile è fatto come mazzo TK, tuttavia, siccome non tutti i mazzi giocano livelli 8 nel deck, cioè deve avere per forza delle alternative di gestione di se stesso. Poi abbiamo Specimen Inspection, che... Ecco, questa è una carta simpatica. A me non fa impazzire, non ha mai fatto impazzire. No, e purtroppo questa carta non la possiamo giocare di main assolutamente. Allora, riveliamo un mostro fusione fossile, anzi una fusione fossile nella nostra mano. Mandiamo un mostro dalla nostra mano al cimitero, per effetto. E se lo facciamo, dichiariamo un tipo e livello. Poi il nostro avversario è costretto a mandare un mostro del tipo e livello dichiarato dalla mano o dal suo deck al cimitero, se ce l'ha. Essenzialmente voi state pensando come... sì. Però è un po' me, perché cioè, se non conosci la mano del tuo avversario... Se non conosci che mazzo gioca, e se non conosci che staple gioca, non puoi dire luce Nibiru. Quindi luce livello 11. Potresti anche dirlo, però l'avversario potrebbe non giocarlo di main Nibiru, e quindi te lo prenderesti come un bel culo. Potrebbe non giocarlo proprio in realtà, manco averlo di side, cioè... Già. Quindi Specimen Inspection non ci possiamo permettere assolutamente di giocarlo in main, a meno che non la andiamo secondi col mazzo. Tra l'altro, oppure la mettiamo di side, perché... Sì, la potremmo mettere di side e tenerla lì per fare polvere fin quando non andremo secondi. Tuttavia, è comunque una carta simpatica, dai. E poi abbiamo la carta più forte del mazzo. Sì, questa è fortissima. È qualcosa di scandaloso. Questa è fortunatamente... questa è rota. È rota. È rota, però più forte, perché invece di aggiungere solo il mostro, ce lo manda al cimitero. Foolish, in realtà, non è rota. Manda un mostro di livello 4, roccia, dalla tua mano, deck al cimitero. E poi, se fossi Fusion al cimitero, puoi pescare una carta. È sbroccatissima, non ha senso sta carta. Free real estate. 3 per fisso. 3 per fisso. 3 per assolutamente fisso. La carta più forte del... Ma la carta più forte della storia. Sì, è troppo forte. Andiamo avanti. Non parliamo di Living Fossil, perché Living Fossil non c'entra un cazzo. Living Fossil. No. Vogliamo mettere Pachycephalo? Non lo so, solo perché... Assolutamente no. Assolutamente no. Prossime, quindi. Allora, tra le prossime carte che andiamo a giocare, ovviamente abbiamo del supporto per mostri rituali, che è Preparazione dei Riti. Quindi Preparation of Rites. Preparazione dei riti. Non giochiamo la pre-preparazione, perché non abbiamo magie rituali in questo mazzo, ricordo. Sì. Perché Unformed è una magia rapida, non è una magia rituale. Quindi perché, giochiamo pre-preparation prima. Perché ora. La preparazione dei riti si può usare? Perché è opzionale aggiungere una magia rituale. Quindi, dato che non giochiamo magia rituale, possiamo tranquillamente aggiungere un mostro rituale e non attivare il secondo effetto. Il livello 7 inferiore. Indovinate quanti ne abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5. Quasi tutti. Quasi tutti, tranne Faleg, Aratron e basta. Betor. Vabbè, sì, è vero, Betor, quello mi sembrava Aratron, non ho capito perché. Sono uguali, sì. Vabbè. Detto ciò, andiamo alla prossima carta invece, che è una carta degli Adamancipator, che non è ancora uscita. E mi piace tantissimo questa carta. Tre per, signori, perché questa è l'unica carta Adamancipator. Ragazzi, che ha restrizioni. Che ha restrizioni, è l'unica carta legale degli Adamancipator. Ragazzi, ha restrizioni, va bene, ma è fortissima. Sì, assolutamente. È devastante sta carta. Molta gente dice mi fa cagare, a me, io la amo, sta carta è bellissima. Poi l'artwork è stupendo. Dai, spiegala tu, è il tuo amore. Allora, sostanzialmente, Adamancipator Friends l'ho già introdotta nello Yu-Gi-Oh! Giornale nella quale fu presentata. Ovviamente carta di Rise of the Duelist, supporto che uscirà da noi quindi il 7 agosto. Possiamo scavare le carte del nostro deck pari al numero di mostri di roccia che controlliamo più 5. E se lo facciamo, aggiungiamo un mostro roccia alla mano che ha il livello. Questo è un pochino da gestire come cosa, perché non è molto semplice da risolvere come cosa, però in questo mazzo è relativamente semplice. Quel più 5 è devastante.
che ha il livello pari o inferiore al numero di carte scavate. Inoltre, piazziamo le restanti in pieno stile Adamantia sotto al deck nell'ordine che ci pare. Dopo che, per il resto del turno, dopo che questa carta si è risolta, non possiamo evocare specialmente mostri, eccetto mostri roccia. Quindi, se ce la negano, noi possiamo comunque evocare mostri che non siano roccia. È fortissima sta carta, non ho niente da È dire al riguardo. fortissima, è l'unica Adamancipator legalizzabile dato che ha una restrizione Tu di potresti qualsiasi giocare anche carta. l'Exerscer qua, voglio dire. Cazzo me ne frega, questo c'ha restrizione, Resercer no. È meglio giocare le carte normali piuttosto che quelle OP, dici tu. Comunque, ragazzi, Friends è fortissima. Ha dato un supporto incredibile a tutti i mazzi roccia, anche Quakimeiru. Quakimeiru puro, lo voglio vedere, cazzo. Quindi, di conseguenza, assolutamente, ragazzi, ci sta, fortissima. 3 per fisso. Niente da Yes. dire. E per ultima, ma non per importanza, anzi, ultime due, Infatti. giochiamo due Manju delle 10.000 mani. Perché ci addiamo un mostro rituale. Sì, praticamente. Potremmo giocarci anche i Senju, tanto alla fine fanno la stessa cosa. Sì, infatti, è la stessa identica cosa. Se non ricordo male, però Manju ha un pochino più di attacco rispetto a Senju. Sì, perché Manju può dare anche le magie rituali, solo che in questo caso non le giochiamo, quindi Vabbè, amen. sì. E infine. E infine, signore e signori, tiltiamo tutta la cazzo di folla. Block Dragon. Allora. Sì, vabbè, devo cercare Dragon Piccola Block. parente. Aspetta un attimo, perché hai messo tre time stream? O Non erano due? tre? Due? Ok, Due due. massimo, se vuoi metterne due, massimo due. Ok, Dragon Block ho tre. Dragoblocco io l'ho tenuto a 2 per ora qua, perché comunque lo vogliamo pescare, ma pescarlo troppe volte ci fa brincare. Signori, Dragoblocco in questo mazzo Allora, ha una sola utilità. prima che continui, Genu, sappiamo che verrà bannata, quindi alternativa Drago Blocco già da ora? Non giocare Dragoblocco. Oppure, aspetta, no, aspetta, c'era un'alternativa. L'avevo anche trovata, se non sbaglio. Redox, se viene sbannato. Redox sì, Redox è figo. Redox, nel caso dovesse essere sbannato, è una carta stupenda per ogni mazzo roccia, quindi nel caso venga sbannato ci sta assolutamente. Mi confermi che ha 41 la lista tua? La mia è a 40, ma ho un time streaming in meno. Ma Ah, giusto vabbè. perché. Ah, ok. Cosa? Ecco, Per me prego. Lich Lord, King of the Underworld. Lich Lord, re del mondo sotterraneo. Se evochi tramite tributo questa carta, il tributo deve essere No, 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 oscurità. se offri. Se vuoi che mi ha venuto questa carta, il tributo. Ah, sì. Vai. La sto rileggendo Se bene. questa carta viene offerta come tributo per l'effetto di una carta inviata al cimitero, essa ritorna in mano al proprietario. È un'alternativa a Block Dragon. Ma perché? Perché Block Dragon in questo mazzo serve non tanto per il fatto che ci faccia dare l'ira di Dio quando viene mandato dal terreno al cimitero, ma per il fatto di essere un livello alto. Un livello alto che si fa. Cioè che diventa un plus assoluto Perché è importante il essenzialmente. fatto del livello alto? Perché è un folder per ovviamente i megaliti. I megaliti in sé, ma anche per il fatto che in forma megalito per evocare un mostro di livello 4 dal mazzo deve necessariamente offrire come tributo un mostro di livello 8 perché richiede il doppio del livello. È vero Ora, i anche. livelli 8 ne abbiamo i 6 megaliti che sono livello 8. Sì, In genere, Betor, Arthur. anzi, ti dirò, in genere noi nemmeno evochiamo i livelli 4 dal mazzo all'inizio. Noi in genere tendiamo ad evocare full come prima cosa, che essendo livello 2 utilizziamo qualsiasi livello 4 per farlo. Tuttavia, quella volta ci capita che ci serve da evocare il nostro caro Ophiel dal mazzo, e l'unico amico che ci può aiutare in quel caso è un mostro di livello 8 in mano. E chi se non la carta più sbroccata del mondo che sta per essere bannata? Esatto. Potremmo giocare altre carte che facciano qualcosa che ci aiutino un po' quando vengono tributate, tipo il Lich Lord lì. Noi Lich Lord lo potremmo giocare per avere praticamente del Tribute Father infinito. Tra l'altro questa carta triggererà un po' di gente perché ricorda Eldritch. No, assolutamente Eh no, no, guarda, Lich Eldritch è Lord. figo, lui è una merda. Eldritch the Golden Lord. Lich Lord. Vabbè,
Vabbè, senti, Eldritch è bello. Peccato che costa 90 euro a copia. A me fa cacare Eldritch, ma vabbè. Comunque, non siamo qui a parlare dei mazzi di Sesdre. Sì, assolutamente. Lui è caruccio. Siamo come qui a parlare del meta, praticamente. È caruccio come folder da tributare per Unformed. Il problema è che non è livello 8. Il problema è che non è livello 8, quindi di conseguenza... tra virgolette, ragazzi, se volete aiutarci nella nostra ricerca del livello 8 perfetto da aggiungere a questo mazzo, scrivetelo nei commenti, grazie mille. Redox, no, è livello 7 lui. ragazzi, allora, tu, adesso devi dirmelo tu, ma si possono usare le fusioni di Fossil o no? In che senso si possono usare? Nel senso, sono livello 8 queste. Sì, ovviamente si possono usare. Eh sì, dico, è un po' un peccato sprecare uno Skullgaios. Sprecare uno Skullgaios. A meno che non hai un bel Monster Reborn da utilizzare. Comunque, ragazzi, la lista che vedete qui è a 41. Perché io ho inserito Time Stream a 2. Ovviamente voi potete metterla a 1, 2, 3 copie. Volete giocare a 40, mettetene una. Volete giocare a 40. Potrete metterlo quando uscirà. Se non è già uscito, quando, quando esce questo video. No, vabbè, esce a giugno il video, figurati. Ora concludiamo con le ultime carte di extra. Che mancano 5 carte. Esattamente. Sono 3 Gallant Granite. Granito valoroso, che è assolutamente forte, forte, forte. Quante volte ti serci Block Dragon grazie a lui? Non sercio mai Block Dragon grazie a lui. Tranne quando mi serve al 100%. In genere sercio Onibiru nel secondo match, o sercio un qualsiasi megalito che mi manca per concludere la combo. Troppo forte serciare. Può serciare qualsiasi mostro roccia, quindi direi. Ovviamente direi. Se ci becchiamo Ash piangiamo. Dipende dalla nostra. Quindi 3 graniti e infine un Dweller, perché livello 4, rank 4, non vedo quale sia il problema di non giocarlo. E un Missus Irraggiante. Perché pompa i terra. Perché pompa i mostri terra, essenzialmente. L'unico link, anche se l'extra potrebbe essere modificato, sicuramente non servono 3 Gallant. Tuttavia sì. questa è la versione che sono riuscito a montare adesso, più pura possibile, di questa combo di, combo di mazzi. Signori, questo è il mazzo megalito. Era la lista di Genu. Come lo consideri come mazzo per quanto riguarda la competitività in generale, insomma, Guarda, io spero che assieme a Rise of the Duelist gli diano un altro supporto, perché veramente gli manca quasi zero per essere un mazzo combo da meta. Probabilmente anche Control, se ci danno una carta trappola migliore di promozione. Vuoi diventare Altergeist? No, però a me piacciono i Control e piacciono anche gli aggro, quindi di conseguenza mi piace questo mazzo. E niente, è un mazzo che può andare sia primo che secondo. Se va primo fa la full combo, se va secondo ti incula coi fossili. Non c'è niente da dire. Poi, per quanto riguarda la side, ovviamente, come lo diciamo in ogni video, la side è personale, a seconda dei matchup, a seconda del torneo, a seconda della format in cui questo video uscirà. E niente, signori, spero che questa profile vi sia piaciuta. Ora registriamo un'altra, ma lo vedrete forse prima di questa, l'altra, non lo so. Ora ne registreremo un'altra, però scrivetemi nei commenti se volete megalito puro, perché ovviamente Genu gioca megalito da un sacco di tempo. Se volete megalito FTK, vi dico subito no. Megalito FTK è una combo un po' particolare, un po' difficile da utilizzare a tutti gli effetti. Quindi ma anche se fosse no, perché mi fa cacare. Fa Exodia, è bello, dai. Vabbè, non è il caso, ragazzi. Noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video. Occhio. Ciao ragazzi.